Allora, oggi vi parlerò delle differenze che esistono con il nuovo farmaco long acting. Cioè, voi sapete tutto su quello che è l'ormone della crescita giornaliero, perché lo usate, quindi non avete dubbi su quello, mentre sappiamo pochissimo su quello che è il cosiddetto long acting. In realtà di formulazioni long acting ce ne sono fondamentalmente quattro. Sono formulazioni a deposito, le pegilate, le formulazioni pro farmaco e le forme a fusione, che è di quella di cui parleremo oggi. Perché c'è tutto questo interesse? Perché una delle problematiche più serie della terapia con l'ormone della crescita, poi ne parlerà Nina, è l'aderenza, cioè fare una puntura tutti i giorni è una gran rottura di scatole. Quindi su questo non c'è dubbio. E per cui tutte le ditte farmaceutiche si sono impegnate. Qui vedete una serie di farmaci che sono stati sperimentati al 31-12-2022, quindi praticamente alla fine dell'anno scorso. E qui vi faccio vedere quelle che sono in realtà quelli che hanno effettuato praticamente tutti i trial che hanno permesso, che stanno permettendo l'autorizzazione. Al momento, l'unico farmaco ammesso in Italia alla somministrazione in bambini che hanno un difetto dell'ormone della crescita è il somatrogon. Questo farmaco, vedete che ha la molecola è quella natia, cioè è quella che ha il giornaliero, mentre vedete ha due catene alfa che si chiamano CTP che determinano il rallentamento dell'aggancio a livello del recettore, per cui ci mette più tempo a rimanere in circolo, cioè dura di più. Quindi il farmaco è identico, perché l'ormone della crescita, si vede qui la freccia? No. Vabbè. Oh. Non c'è un point, insomma, comunque la molecola è una molecola identica a quella del Daily. Quindi che cosa succede? Vedete che il farmaco Daily, che è questo qua, dura un giorno, cioè il massimo picco del GH sono 3-4 ore, poi ritorna ai valori di base. Mentre il long acting, vedete, a varie dosi dura almeno 4 giorni e poi rimane stabile fino a 6-7 giorni, quindi ha una emivita molto più prolungata. Però adesso non va avanti, che succede? Vediamo un po'. Ah, ecco, ho trovato. Qui vedete gli esperimenti che hanno fatto, hanno utilizzato dosaggi di 0,2 mg pro chilo fino a 0,7 mg pro chilo. Quello che ha determinato un miglior risultato è stato 0,7 mg pro chilo, tant'è vero che adesso si utilizza il farmaco a 0,66 mg pro chilo settimana, ovviamente. Qui vedete quanto la IGF-1, che voi sapete che viene dosato per capire se la quantità di ormone della crescita che si somministra è adeguata, rimane stabile nel tempo, rimane stabile nella settimana, ma rimane stabile pure se noi andiamo a vedere i mesi. Vedete che a 24 mesi i livelli di IGF-1 sono sempre leggermente più alti in relazione al daily, rispetto al daily, ma leggermente, quindi stiamo sempre nell'ambito di valori accettabili. Se non va più avanti, non capisco. La freccia sì, ma non va. Ah, no, ma adesso. No.
Sì, credo di sì, no? Sì. Sì, ok. Qui vedete come la, diciamo così, che pure io vedo poco qua. Ok, e anche qui vedete come diciamo la quantità utilizzata è sicuramente in relazione alla risposta. Quindi se io utilizzo 0,7, vedete come i livelli sono sempre più, diciamo, adeguati. Se andiamo a vedere se andiamo a vedere invece la risposta terapeutica, qui queste colonnine sono la velocità di crescita. La velocità di crescita al primo anno di terapia nel DELI, che è questo qui in azzurro, rispetto al farmaco long acting, è identico. Addirittura sembrerebbe di più il long acting, però è identico perché si deve sempre considerare un buon farmaco quando non c'è una inferiorità rispetto a quello nativo. Quindi diciamo che la risposta del long acting è assolutamente adeguata. Qui vedete invece, in questo lavoro pubblicato poco tempo fa, in cui hanno fatto il controllo del risultato in termini di crescita nei tre prodotti attualmente in sperimentazione. E vedete come il somatogron sta diciamo, in vantaggio rispetto al somapacitan. Mentre l'altro, che io non vi pronuncio perché è una cosa allucinante, e sì, io lo chiamo Ascendis perché l'ha prodotto l'Ascendis, perché come si può chiamare una cosa del genere, e vedete che sembrerebbe essere quello che dà un risultato migliore. Allora, quali sono le problematiche? Perché alcune problematiche vanno considerate. Per esempio, il ritmo circadiano. Noi sappiamo che l'ormone della crescita è prodotto con un ritmo circadiano. Durante il sonno c'è la produzione dell'ormone della crescita. Viene alterato dal long acting, viene alterato dal daily. I livelli di GF1, i livelli di GF1 e GF1 in condizioni sindromiche. Esistono alcune sindromi che hanno l'IGF-1 differente dalle altre. E parleremo di anticorpi e qualche effetto collaterale. Cominciamo con il ritmo del sonno. Qui vedete come la somministrazione giornaliera viene prodotta, viene somministrata alla sera e quindi non dovrebbe avere azione sul ritmo circadiano notturno. Però vedete che la somministrazione giornaliera finisce dopo 4-5 ore, per cui se io faccio la somministrazione serale, il giorno dopo non ho più i livelli di GH. Ok? Il sonno è regolato dal GHRH. Che cos'è il GHRH? È l'ormone che dall'ipotalamo arriva all'ipofisi e stimola l'ipofisi a produrre l'ormone della crescita. Quindi non è regolato dal GH, ma dal GHRH. Infatti, il GHRH è un inducente del sonno. Allora, noi siamo andati a fare uno studio un po' di tempo fa, in cui siamo andati a prendere dei bambini che avevano il difetto dell'ormone della crescita, legato a patologie ipotalamo-ipofisarie e altri invece che non avevano il danno ipofisario. E siamo andati a studiare l'architettura del sonno. Ok? Che cosa abbiamo trovato? Che l'alterazione del sonno è in relazione al danno, se è ipotalamico o ipofisario. Quindi siamo andati a vedere, che vedete qui ci sono dei danni che sono legati al fatto se il danno congenito o acquisito è legato all'alterazione del GHRH. Se non mi capite, io ve lo spiego in maniera diversa. È tutto chiaro? No? Allora, immaginate un telefono che parte la chiamata e il telefono che riceve, ok?
Il GHRH è la chiamata. Io chiamo e do al telefono l'impulso e il telefono risponde. Quindi l'ipotalamo manda l'impulso all'ipofisi. L'ipotalamo è il GH, produce GHRH. Quindi se io ho un'alterazione ipotalamica, questo GHRH non viene prodotto e quindi determina il problema. Se io ho un danno solo ipofisario, la cosa è leggermente diversa. Non so se adesso. Che cosa abbiamo fatto però? Siamo andati a vedere come il... aspetti, no, questa, eccola, questa qua. Come influisce la secrezione di GH una somministrazione giornaliera. Cioè, giornaliera inteso serale sempre, ma daily. E abbiamo visto che il sonno è ritornato ad essere normale. Quindi il somministrare il GH non modifica in senso negativo il sonno dei bambini. Ok? Naturalmente questo cosa significa? Significa che bisognerà fare delle sperimentazioni col nuovo long acting, perché non lo sappiamo, perché nessuno ha mai fatto uno studio di questo tipo che noi abbiamo fatto prima con il long acting. E quindi vedremo se ci riusciremo a farlo. Questa è la prima cosa. Però teoricamente non dovrebbe dar problemi, perché come vi ho detto prima, non abbiamo alterazioni, cioè le alterazioni sono legate al danno ipotalamo ipofisario e non all'ormone. Però è venuto fuori anche un altro lavoro interessante, perché dice ai bambini, abbiamo sempre detto, dormite perché così crescete meglio. Invece, questo studio ha dimostrato che invece l'ormone della crescita, se lo svegliamo, il soggetto non gli succede niente. Quando è partito il sonno, è partito tutto quanto, vedete che non c'è. Quindi fateli dormire i bambini, ma non è così essenziale. No, perché non crescono. Fateli dormire perché è giusto che dormano, ma non perché non crescono. Diteci la verità. Adesso parliamo invece della possibilità di anticorpi. Allora, la somministrazione dell'ormone della crescita daily o long acting, che cosa può fare? Può creare degli anticorpi. Gli anticorpi si creano in qualsiasi sostanza noi abbiamo. Se noi introduciamo una sostanza in un organismo, l'organismo risponde formando gli anticorpi. Questo è risaputo. Alcuni sono organo specifici, altri no. Nel caso del long acting è venuto fuori che una quota piuttosto elevata di anticorpi si trovano, ma quello che è venuto fuori da questi due studi è che questi anticorpi non sono bloccanti. Mi spiego meglio. Noi possiamo avere degli anticorpi presenti che possono attivare e anticorpi che possono bloccare. Faccio un esempio banale. La tiroidite sono anticorpi che bloccano la tiroide, ma gli stessi anticorpi, che si chiamano TRAb, possono determinare l'attivazione della tiroide, per cui abbiamo l'ipertiroidismo. Ci siamo? Qui gli anticorpi non sono bloccanti, esistono ma non sono bloccanti e questo ci tranquillizza. Scusi, è stato dimostrato che il progetto di anticorpi non è bloccante per il processo della crescita. Esatto. Cioè che non sono anticorpi che bloccano la secrezione a livello recettoriale. Ma si sa che cosa provoca? No. No. Il problema è proprio quello che poi noi faremo alla fine, cioè che noi abbiamo il Deli che è presente in commercio dal 1985 e questo sono 2 o 3 anni. No, la sperimentazione addirittura sono 8 anni perché noi abbiamo fatto le sperimentazioni e sono 8 anni che abbiamo questo farmaco. Quindi qualche risultato ce l'abbiamo, ma non è così importante come 35 anni di storia. Allora, questo è il motivo perché non dobbiamo cercare di fare la terapia long acting. Vedete, questi sono esempi della. Cioè, addirittura questo è coraggiosissimo, guardate che faccia, c'ha coraggio.
Per cui lo scopo qual è? È quello di non pain. Allora, il problema qual è? È che il daily ormai è risaputo che il dolore è minimo. Se voi avete esperienza, ormai ci sono bambini che lo fanno tranquillamente da soli, eccetera. Nel long acting non è così ridotto il dolore, però lo fa una volta a settimana. Quindi bisogna un attimo mutuare questa problematica, cioè se avere una puntura che sentite una volta a settimana o una puntura che non sentite mai tutti i giorni. È ovvio che la sensazione della puntura settimanale non è così importante. Ci sono stati degli studi che hanno visto che il dolore è di basso impegno. E ovviamente, se voi chiedete ai vostri figli che vuoi fare una puntura al giorno, una puntura a settimana, penso che tutti diranno facciamo una volta a settimana, o no? Penso, eh. Al mese sì, però. Allora, questa è la gazzetta ufficiale. Andiamo sul pratico. Il Somatogon è indicato in trattamento di bambini e adolescenti a partire dai 3 anni in su che abbiano disordine e insufficienza della secrezione dell'ormone della crescita. Quindi, al momento non è possibile trattare sindrome di Turner, sindrome di Noonans, GA, SHOX, no, solo il deficit dell'ormone della crescita. Quindi è selezionato per quel tipo di patologia. A meno che, e vedete c'è sottoscritto, nella sindrome di Prader-Willi, se però è stato dimostrato un difetto dell'ormone della crescita, perché se è solo Prader-Willi non si può fare. E questo è, appunto, mi spiega questo, cioè il Prader-Willi è una condizione genetica che utilizza l'ormone della crescita per due motivi principali, ma soprattutto per aumentare il tono muscolare, perché i bambini con Prader-Willi, se non hanno loro interesse a essere più alti o più bassi, non gliene importa niente. Però se, come è successo in casi che abbiamo seguito, voi non gli fate l'ormone della crescita, sto ragazzino ha un ipotono muscolare tale che non riesce a fare neanche le scale della scuola. Io avevo un paziente che avevamo dovuto sospendere perché aveva avuto problemi respiratori, è ritornato di corsa e dice: fatemi la terapia perché io i 3 piani di scale per andare nella classe non li riesco più a fare. Con la terapia li fa perché il tono muscolare aumenta. Quindi le motivazioni sono diverse. Allora, se la terapia viene fatta ai bambini al di sopra di 45 kg, poi dopo ne parlerà Silvia, il problema è per non sprecare il farmaco, teoricamente bisogna fare due punture. Quindi se il bambino, cioè fare una puntura, poi una dopo un'altra settimana, poi la terza deve fare la quota che gli manca con una seconda puntura. Quindi ci sono delle problematiche di tipo, però insomma, due punture insieme, non è che deve fare. Ok, la dose iniziale ovviamente è in relazione all'IGF-1, quindi è importantissimo l'IGF-1 per poter gestire la cosa. È scritto così piccolo che non riesco a leggere. Ah, ecco, è meglio di qua. La titolazione quindi è in relazione all'IGF-1. Quando si fa l'IGF-1? I campioni devono essere presi 4 giorni dopo la somministrazione, perché abbiamo visto che l'emivita dopo 4 giorni comincia a scendere e gli aggiustamenti della dose devono essere mirati a raggiungere i livelli medi dell'IGF-1. Quindi l'IGF-1 l'ideale sarebbe ad essere a zero deviazioni standard. Zero deviazioni standard non è che non ce l'hanno, zero deviazioni standard significa che sta nella media della deviazione standard. E ridurre se è superiore a 2 deviazioni standard e alzare se sta di sotto di 2 deviazioni standard. Nei pazienti le cui concentrazioni sieriche superano il valore di riferimento può essere ridotta del 15%, quindi esistono proprio delle tabelle per evitare di avere problemi. Oh, qui abbiamo un abstract del mio amico Martin Savage, scusate, un lavoro del mio amico Martin Savage che è andato a vedere l'importanza dell'IGF-1. Perché ve lo faccio vedere? Perché
Vedete qua, esistono delle condizioni dove sicuramente la diminuzione è significativa. E dov'è dell'IGF-1? Nei deficit di GH, nei difetti del recettore del GH, nel GH bioattivo, ma praticamente rarissimo, non esiste, i problemi, gli anticorpi neutralizzanti, quello che vi dicevo prima, se io ho gli anticorpi neutralizzanti, l'IGF-1 è bassa. Quindi, nel caso degli anticorpi trovati in quei pazienti con long acting, l'IGF-1 era normale, il trattamento, quindi non sono neutralizzati. La malnutrizione, malfunzioni ovviamente epatiche, malattie importanti, la sepsi, malattie infiammatorie importanti, anche traumi cranici importanti possono determinare un deficit di GH. E altri tumori molto rari. Invece sono moderatamente diminuiti, per esempio, nel Prader-Willi, lì manca, ma ve lo dico io, la sindrome di Noonan, altri tumori, altri deficit di GH da trattati per malattie maligne, il diabete mellito, l'ipotiroidismo, la insufficienza di GH, il ritardo costituzionale di crescita. Il ritardo costituzionale di crescita, che sono quei bambini che arrivano a 12-13 anni che non crescono, se io gli vado a dosare l'IGF-1 è bassa, ma non sono deficit di GH. Questo è importante. E soprattutto nel periodo vicino alla pubertà, per esempio delle sindrome di Turner, che non fanno terapia con GH, nelle sindrome di Turner vicino alla pubertà, la mancanza degli steroidi sessuali determinano abbassamento dell'IGF-1. Allora, questi sono i risultati dei trial che fanno vedere come la soddisfazione in generale è buona, perché abbiamo, vedete, sulla sinistra tutto ciò che è a favore del somatocon, a destra sono quelli che sono a favore della somatotropina daily, capite? Cioè, questi qui sono quei dati che dicono che è meglio il long acting. Questi di qua sono quelli che dicono che è meglio il daily. Vedete che non ce ne sono che è meglio il daily, ma sono tutti a favore del somatocon. La penna che è facile da usare e via dicendo, ci stanno tutte queste. Ce ne sono alcune che invece non hanno un significato importante se andiamo a chiedere ai bambini inferiori a 8 anni o intorno agli 8 anni, se gli piace di più uno o l'altro, hanno detto che è uguale. Questa è stata la ricerca che hanno fatto su questo. Allora, quali sono le problematiche da analizzare nel tempo? E sono queste. Prendiamo tempo, sì. I trial clinici finora pubblicati hanno chiaramente evidenziato un'aderenza migliore con il long acting rispetto al daily, e questo è ovvio. Ma c'è un bias, cioè un problema che è legato alla tipologia dei trial, dove i pazienti sia in daily che l'altro sono controllati in maniera molto più attenta. Cioè, che significa? Che non c'è una differenza sulla aderenza. Perché? Perché sia il long acting che il daily nel trial venivano richiamati continuamente per vedere se facevano la terapia, ma questo non è la vita reale, cioè nessun centro chiama il bambino ogni settimana o ogni giorno. Quindi capite che nel trial è qualcosa che è diverso da quello che è la vita reale. Il bisogno terapeutico rispetto al daily non è ancora così chiaro, nel senso che l'impatto della terapia giornaliera è certificata positivamente da molti studi e quindi mancano i dati della real life con il lab. Cosa significa? Che esistono i cosiddetti registri post-marketing, che sono registri che analizzano i risultati nella vita reale. Cioè, la vita reale qual è? Il medico fa la prescrizione, questo è il farmaco, andate a casa e fate la terapia. Non ci sono dati del genere ancora, perché questa è una terapia che è stata fatta tutta in maniera, diciamo così, fra virgolette, sperimentale con i trial. Sarà utile avere questa real life.
Vi faccio un esempio: esistono i registri KIX e i registri KIMS, che sono i registri che hanno fatto dal 1985 ad oggi, in cui noi abbiamo la storia naturale di pazienti che per 35 anni hanno fatto la terapia. E lì escono fuori i dati reali, che hanno dimostrato, per esempio, che non c'è nessun rischio di tumorogenesi. Che non c'era, vi ricordate che a un certo dicevano che c'era tumore, che c'era la possibilità di avere la leucemia? Invece non è vero, ma come lo fai a dimostrare? Perché in 35 anni di storia ci stanno tutte le registrazioni, e così bisognerà fare pure con l'altro. Allora, questo l'ho già detto, ecco qua, e questa è un po' la diapositiva finale, quindi mettiamo sul tavolo, poi magari ne possiamo discutere. Queste che sono le domande. C'è un reale bisogno della terapia con Longacti? L'aderenza è realmente migliore rispetto al Deli? Come possiamo incrementare il controllo dell'aderenza? Poi ce ne parlerà Nina. L'efficacia e sicurezza a lungo termine, come controllarla? Esiste una possibile interferenza antidolfale, vocale e sistemica? Le alterazioni del ritmo circadiano riguardano solo la somministrazione del LAG? Quali sono i pazienti candidabili alla terapia? E ci sono evidenze chiare del costo-beneficio? Perché ovviamente costa di più. Quindi io non so come vogliamo fare. Possiamo far parlare tutti e poi dopo alla fine facciamo la discussione generale. Penso che sia meglio, no? Segnatevi tutte le domande e poi ne parliamo. Quindi io passerei la parola a Nina, che parlerà del problema dell'aderenza dei farmaci. Oh, 11:50, perfetto, eh? Se posso parlare in Sì, piedi, qua preferisco. aspetta, prendere il microfono. Allora, ringrazio Cinzia Secchetti, ringrazio il professor Capua per l'organizzazione di questo evento, che secondo me è di estrema importanza. E innanzitutto benvenuto a tutti voi. Parlerò di questo argomento meno palpabile, diciamo così, meno obiettivo e più una cosa più astratta che secondo me va sempre affrontato con una certa difficoltà. Vediamo se no. No, devi. C'è una freccetta. Aspetta. Devi Qua. Sarà un po' difficile allora fare anche. Vabbè, allora faccio allora. Volevo iniziare con la storia dell'ormone della crescita, del suo utilizzo. Parliamo degli anni 50, molto lontani, quando si utilizzava addirittura l'ormone della crescita estratto, purificato, che si otteneva dai cadaveri durante l'autopsia. Le somministrazioni erano all'epoca intramuscolo, non più di 3 alla settimana, e già all'epoca si parlava del suo utilizzo, soprattutto nei bambini con bassa statura. E ovviamente non ce n'erano i test sofisticati di oggi. Nel 1983 è stato introdotto invece una formulazione giornaliera con somministrazione sottocute, e nel 1985 direi che è l'anno di rivoluzione della terapia con ormone della crescita, perché è l'anno in cui è stato sintetizzato una molecola pura del laboratorio, identica a quello che produce il nostro sistema nervoso centrale, per cui è una molecola che ci ha dato tantissima sicurezza anche da parte nostra nel poter intraprendere il percorso terapeutico nei ragazzi. Indubbiamente, nella situazione del deficit dell'ormone della crescita, penso che nessuno in quest'aula dubbi che utilizzare l'ormone della crescita non ha effetti positivi, e questi effetti positivi ovviamente sono quelli che migliorano la statura finale.
permettono di raggiungere quello che è l'obiettivo di crescita dato dall'altezza della mamma e del babbo, cioè del target genetico, ma come ha accennato già il professor Kappa, parlando della situazione un po' particolare che è la sindrome di Prader-Willi, io sottolineo sempre che l'ormone della crescita non è soltanto crescita in centimetri, che a volte potrebbe essere un po', no, sottostimato l'effetto dell'ormone della crescita, ma l'ormone della crescita ha tantissimi altri effetti che devono essere conosciuti dai genitori. Tra questo, trofismo del muscolo, di avere la forza muscolare, uno dei muscoli principali del nostro organismo, il cuore, per cui anche la contrattilità cardiaca, di resistere alla fatica quotidiana, non parliamo dello sport agonistico o quant'altro, ma anche quello dell'umore, avere un umore adeguato, che è una cosa poco indagata, soprattutto nella popolazione pediatrica, è fondamentale. Uno dei sintomi principali in un adulto del deficit dell'ormone della crescita è di essere depressi, di non avere voglia. E in un bambino potrebbe essere tradotto di non avere voglia di uscire, di non avere voglia di andare a fare la danza, piuttosto che di andare a giocare a calcetto. In alcuni genitori abbiamo feedback anche da questo punto di vista, una volta che si intraprende la terapia. A volte otteniamo i commenti come è tornato mio Francesco o tornata la mia Marta. E questo ovviamente è poco palpabile, ma per noi è un altro feedback dell'altro effetto dell'ormone della crescita. Ma come possiamo misurare l'aderenza? L'aderenza ovviamente è fondamentale nel raggiungere tutti gli obiettivi che vi ho detto prima. Ci sono tantissimi fattori che possono influenzarla e alcuni analizzeremo, e il rischio di non aderenza è maggiore soprattutto nelle situazioni come deficit dell'ormone della crescita. È una situazione più silente. Se io ho una malattia conclamata, parliamo delle malattie anche brutte o malattie oncologiche, non c'è dubbio che iniziare la terapia e farla per bene è molto più semplice perché si parla di vita e la morte. Invece nelle situazioni più silenti, quando non si percepisce un beneficio immediato, è un po' più difficile di essere aderenti, compianti, durante tutto il periodo della terapia. Quali sono le barriere per avere un'aderenza alla terapia migliore? Di essere bambini più grandi, perché nei bambini piccoli ci sono i genitori che controllano, di essere un adolescente, di parlare sempre di una terapia a lungo termine. La prima domanda che fanno i genitori, penso ad ogni colloquio, è quando si decide di iniziare la terapia, ma per quanto tempo la devo fare? E la nostra risposta dei medici sempre è più o meno sempre la stessa, finché cresce. Per cui si parla di una terapia, se un bimbo inizia la terapia con l'ormone della crescita a 4 anni, potrebbe trattarsi di una terapia per 10 anni, per 11 anni. Autosomministrazione, ad esempio, noi ci diamo tanta fiducia e stimoliamo i nostri ragazzi di autosomministrare il farmaco, però visto che i bambini non ci sono, io questo non volevo raccontare, a volte l'autosomministrazione potrebbe giocare contro di noi, perché si sono visti casi in cui i bambini somministravano nei peluche, si somministravano dall'altra parte per cui, e non somministravano le dosi a se stessi. Il tipo di device ovviamente è di fondamentale importanza, qualche cosa diremo successivamente, di avere le iniezioni quotidiane, cioè il compito quotidiano di somministrazione potrebbe avere già un suo effetto sull'aderenza alla terapia, come ansia anche legata al probabile, possibile dolore o bruciore durante la somministrazione, anche una scarsa formazione e motivazione della terapia, cioè nel spiegare. A volte anche la nostra mancanza, soprattutto del tempo che vi dedichiamo, potrebbe essere un fattore di non aderenza nel futuro, perché se io non spiego bene al genitore, non spiego bene al bambino o al ragazzo perché la deve fare la terapia, soprattutto nei primi 6 mesi, casomai quell'effetto staturale non è così eclatante come a distanza di un anno e mezzo, per cui dare motivazione e spiegare tutto è fondamentale. E i nostri metodi per misurarla l'aderenza, visto che ho detto che è poco palpabile, ad esempio controllare le prescrizioni rilasciate come piani terapeutici. Se io ho una famiglia che dopo 6 mesi che il piano è scaduto non mi ha mai contattata, non è tornata alla visita di controllo, qualche pensiero farò, probabilmente si sono avanzate le dosi perché il farmaco non è stato somministrato in maniera adeguata.
questionari da somministrare sia nei genitori sia nei ragazzi, ma anche qui ovviamente i ragazzi non aderenti possono sempre mentire e mettere le crocette dove un po' pare a loro, no? E in questo caso è tempo dipendente, per cui devo aspettare che la famiglia torna a visita di controllo prima di verificare l'aderenza. I livelli di IGF-1 per noi è uno strumento fondamentale per misurare soprattutto la risposta alla terapia. Però non è stato approvato dal punto di vista, diciamo, regolare come giudizio dell'aderenza alla terapia. È un parametro indiretto che comunque utilizziamo nella pratica clinica. I device ci sono anche attualmente presenti in commercio che hanno la registrazione elettronica delle somministrazioni delle dosi, ovviamente del tempo e del momento della somministrazione, che possono essere utili. Però se c'è peluche, in quel caso anche qui l'aderenza potrebbe essere non adeguata. Questo è uno studio italiano che io volevo proporre, è uno studio in cui sono stati coinvolti 46 centri italiani e di quasi questionari che sono stati somministrati a quasi 1000 pazienti e genitori dei ragazzi tra 6 e 16 anni che erano in terapia con ormone della crescita per più di 6 mesi. E sono stati indagati proprio gli aspetti legati all'aderenza terapeutica e i risultati direi che sono abbastanza sorprendenti. Quasi 24% anche di più dei pazienti non sono aderenti alla terapia con ormone della crescita, cioè un quarto non sono aderenti. Che vuol dire? E per non aderenza è stato preso un parametro di non somministrare o omettere almeno una dose alla settimana, nella settimana tipo. Settimana tipo vuol dire che la settimana in cui frequentano la scuola, frequentano le loro sezioni sportive, non settimana di vacanze piuttosto che di ferie, piuttosto che di malattie. In un altro studio, anche qui, più di 12% dei ragazzi omettono più di due dosi al mese o sei somministrazioni in 3 mesi, che non è poco. Ma quali sono le cause? Andando proprio all'interno di quei 24,4% dei ragazzi, quali sono le cause perché non effettuano le somministrazioni? Da padrona, essere lontani da casa è la causa più frequentemente associata a non somministrare la dose. Dopodiché la di semplice dimenticanza cosiddetta, poi di non sentirsi bene o di avere malattie intercorrenti, di sentire dolore piuttosto che di non rinnovare o dimenticare di rinnovare il piano terapeutico o ritirare il farmaco in farmacia, non funzionamento del device e così via. Questo è un altro studio, sempre del 2017, che conferma sia da questionari compilati dai bambini sia dai loro genitori che essere lontani dal loro habitat quotidiano è la causa principale per cui non hanno somministrato la dose in quel giorno. Parlando invece della conservazione della penna in utilizzo, già di per sé pensare soltanto come va conservata nelle giornate tipo già crea un po' di disagio di ricordare sempre come va conservato, ma vediamo qui che i risultati diventano ancora più importanti, cioè portando al cosiddetto che viene chiamato in maniera inglese burden, cioè il peso della terapia nel momento in cui noi cerchiamo di programmare i viaggi, cerchiamo di programmare le nostre vacanze piuttosto che è stato organizzato un campo, è stato organizzato viaggio della scuola. Faccio un esempio di un ragazzo che è venuto la settimana scorsa in visita di controllo, che ormai diciamo è quasi alla fine del suo percorso terapeutico e ha confessato alla mia domanda come è andato quest'estate che non è andato in vacanza con la sua classe a Lisbona per una settimana perché non voleva interrompere la terapia e non c'era la possibilità di portare il device che richiedeva la rifrigerazione. Questo un po' quello che diciamo, che sia 62% dei ragazzi e 51% dei genitori riportano che viaggiare ed essere lontani da casa fa da padrona nel non essere aderenti. Adolescenti è noto che sono meno compliant rispetto ai bambini, qui non c'è dubbio, però le cause di non aderenza nei bambini e negli adolescenti è diversa. Nei bambini piccoli è proprio l'ansia dell'iniezione, dolore, bruciore è la causa principale di non aderenza. Nell'adolescente è proprio il peso della quotidianità,
Il peso di avere un compito tutte le sere, soprattutto quando iniziano a uscire fuori da casa con gli amici, eccetera, quello che gli pesa di più. Ma perché è così importante di parlare di questa aderenza? Sta stressando la dottoressa Tutiusceva con 25 slide, ma perché si è visto comunque negli studi che non aderenza ovviamente non permette di raggiungere tutto quello che abbiamo detto nella prima slide. Questi sono gli studi sulle casistiche molto importanti, sia degli Stati Uniti, sia della Nuova Zelanda, della Spagna, che dice che tutto si traduce in un'inadeguata velocità di crescita, dei livelli di IGF-1 inadeguati, ovviamente centimetri di crescita inadeguati, per cui l'obiettivo di crescita non viene raggiunto. Questa è un altro studio in cui sono stati confrontati dei ragazzi aderenti e non aderenti, e vediamo che come velocità di crescita scende di più di 40% se io non sono aderente. Ma non aderenza per noi, o possibile non aderenza, cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare che noi richiediamo ulteriori indagini, perché pensiamo: ma la diagnosi del deficit di GH forse non è proprio quella, non mi sta proprio rispondendo bene. Iniziamo a ricercare alcune cose con la genetica molecolare, ad esempio, per cui sono ulteriori prelievi, per cui sono ulteriori tempi di attesa, per cui sono ulteriore ansia dei genitori. Possiamo aggiustare la dose e aumentarla, aumentandola ovviamente in maniera non adeguata, per cui pensiamo che quella dose che è stata effettuata in precedenza non è proprio corretta, invece semplicemente si trattava di un'aderenza. Incrementiamo costi, ovviamente incrementiamo lo spreco. Questo è un grafico molto esplicito, dove possiamo vedere tre tipi di velocità di crescita, tra cui in bianco è bassa, media e alta, sulla base e confrontando e correlando invece con l'aderenza. Nel caso in cui la velocità di crescita è perfetta, omissione delle dosi erano meno di una alla settimana, tra una e tre, e la velocità di crescita scende a questo quadratino che è grigio, e invece più di tre somministrazioni mancate in una settimana, la velocità di crescita direi che è un quinto di quella che dovrebbe essere in caso in cui la terapia viene somministrata in maniera regolare. Come potrebbe essere aumentata l'aderenza? Senz'altro, quando conosciamo bene la nostra situazione, siamo motivati e quando abbiamo anche la confidenza con la propria condizione clinica, quando ce l'abbiamo anche un device che è intuitivo, che è semplice, che non ha bisogno di istruzione, che è prolungata. Se abbiamo la confidenza, soprattutto siamo soddisfatti anche del device che utilizziamo, che non crea dolore, che non crea altre problematiche anche nella scelta del dosaggio e ricostruzione e così via, diminuisce tanto con la durata della terapia. Per cui lo stesso bambino che era perfetto nei primi 5 anni di terapia potrebbe diventare non aderente nei successivi anni, perché ovviamente subentra il fattore stanchezza. Per cui, e come diceva il professor Kappa, abbiamo la necessità del long acting. Un fattore di somministrazione quotidiana, di essere stanchi, di avere compito quotidiano, potrebbe essere la soluzione proprio long acting, perché il numero di iniezioni drasticamente diminuisce. Parliamo di esperienze che ancora sarà da scrivere tutto, anche in termini di aderenza, di quello che accadrà negli anni successivi, però alcune esperienze degli altri farmaci ne abbiamo già, ad esempio i farmaci che si utilizzano per osteoporosi, per diabete e quant'altro, che erano le somministrazioni daily, e sono arrivate anche le formulazioni settimanali e mensili, che hanno nettamente migliorato l'aderenza in questi pazienti. Qui il calcolo invece fatto per un anno, non come ha fatto Cinzia per 10 anni della terapia del suo figlio: da 365 si passerebbe a 52 iniezioni. E alla domanda se ragazzi e genitori preferiscono una somministrazione daily oppure long acting, 79% dei bambini e 84% degli adolescenti hanno detto: certamente vorrei fare un'iniezione, non 7 in una settimana. Questo è un po' quello che ha già detto il professor Kappa, che alcuni effetti della formulazione daily e la formulazione settimanale sono simili, ma potrebbero essere le differenze, come ad esempio nei livelli dell'IGF-1, come i livelli sono simili, ma ad esempio la distribuzione nella settimana è diversa.
come il costo, abbiamo capito che il costo è superiore rispetto alla formulazione daily, e per il resto sono i dati confortanti. Questa è un po' la parte pratica di quello che ci ritroveremo. Questi sono le tre farmaci, sono le tre molecole che attualmente sono disponibili. Alcuni sono già in commercio, alcuni sono stati approvati in Europa. Ad esempio, il Somapacitan approvato in Europa, ma non è ancora in commercio. Somatrogon approvato e anche presente in commercio, è quello che impronunciabile, o che il nome commerciale Skytrofa, che forse è un po' più pronunciabile, in Europa approvato, ma soltanto in Germania, per cui in Italia non è ancora approvato. Qui ci sono alcune differenze dal punto di vista pratico sui centimetri, che sembra una, potrebbe essere anche una cosa poco significativa, però parlando in termini anche di portabilità, di averlo nello zaino piuttosto che di poter tenerlo nella mano per autosomministrazione, direi che è un fattore molto importante. Nell'adolescente, io faccio sempre un esempio di adolescenti che non vogliono rilevare la sua condizione clinica, e di avere un macchinario molto ingombrante nello zaino quando sono fuori di casa potrebbe essere ulteriore fattore di non aderenza. Ci sono alcune caratteristiche qui, ho avuto piacere di maneggiarlo all'ultimo incontro dell'ESPE che si è tenuto nei Paesi Bassi, direi che un po' complicato, dico praticamente, dal punto di vista pratico. Allora, è una molecola, è un device che richiede una miscelazione però semiautomatica, però comunque richiede alcuni movimenti di miscelazione anche manuale, con tutte le schermate dei lucini che ti dicono basta, non miscelarlo più, non agitarlo più, però comunque sono circa 9 step da completare prima di somministrare. In Italia per ora non è ancora arrivato, però in Germania c'è. Quest'altro device è preriempito e usa getta in 3 formulazioni da 5, 10, 15 mg, che sono le penne che conoscete probabilmente tutti, abbastanza simili a quelle dei Deli. E questo device, come anche precedenti, quello di Skytrofa, è possibile conservare fuori dal frigo fino alla temperatura di 30 gradi per 72 ore. Questo è approvato anche in Italia e ancora non è in commercio, però è in arrivo, diciamo così. Sì, facciamo entrare. Esatto. Sì, voi sapete, scusate, voi io la bambina di 12 anni che abbiamo iniziato la terapia. E quindi il discorso che faceva lei, la riuscita di uscire, ci può essere uscita con l'istato, con la squadra sportiva o in questa parte, cioè comincia a diventare un grosso problema, nel senso che la bambina come non vuole che si sappia, però allo stesso tempo gli organizzatori degli eventi, cioè se devo andare a prendere di sera, quando sono andata, comunque. Quindi la domanda, volevo fare domande, se le posso fare adesso, ma Come preferisci? nei vostri studi come state selezionando la scelta dei pazienti per la lunga rispetto a... Allora, secondo me conviene fare tutti dopo. Ok, allora ci scriviamo le domande che Sì, facciamo, perché magari rispondete già, esatto. però adesso l'ultima domanda è, quindi in commercio adesso c'è solo il Somatrogon. Esatto. Quindi Altri tre sono approvati in Europa, però approvati in Europa ma non ancora gli altri il due. primo, quest'altro, è in commercio Questo in in Germania. Germania, già in commercio, sì. E negli Stati Uniti, io parlo dei paesi europei che sono. E l'altro è in Italia. È in Italia. Ah, è ancora nello studio. Ok. Per cui ci siamo fermati. E l'ultimo è Somatrogon, come si è detto, approvato e in commercio anche in Italia, in 2 formulazioni da 12 da 24 mg, le penne già preriempite, anche queste, e con gli aghi che sono simili in tutti e tre, cioè la possibilità sia dell'ago da 3 sia dell'ago da 6, per cui c'è sia l'ago più piccolino sia l'ago un po' più grande, e richiede la rifrigerazione. E necessariamente deve essere confermato e conservato in frigorifero.
Qui c'è qualche differenza tra, questi sono gli studi eseguiti sulla formulazione daily, perché ovviamente non abbiamo ancora gli studi sulle formulazioni long acting, tra le formulazioni che vengono conservati, refrigerati e quelle che hanno un po' la conservazione flessibile. Una riflessione sulle formulazioni che devono essere refrigerati, casomai anche per migliorare l'aderenza a chi li utilizza anche nella formulazione daily. Che il tempo di somministrazione sia lungo, almeno di 10-12 minuti, perché richiede riscaldamento. Nelle visite di controllo a volte notiamo che questo tempo non viene mai rispettato dai genitori, per cui, o dai genitori o dai ragazzi, per cui una volta tolta la penna dal frigorifero si somministra il farmaco. Non ci sono le evidenze esatte e chiare che l'efficacia del farmaco è inferiore se la somministro subito, però come aderenza potrebbe essere inferiore proprio perché può provocare più dolore e più bruciore, per cui la prossima volta il bambino dirà io non la voglio più fare, casomai si alterà quelle famose due somministrazioni alla settimana con l'effetto di non aderenza. E questo è un po' quello che si è detto, migliore aderenza nel caso di formulazioni che non richiedono refrigerazione, meno spreco, lo stesso discorso, perché penso quanti di voi hanno qualche volta dimenticato la penna in macchina, nella borsa, e per cui quella penna ovviamente non è utilizzabile. Avete contattato il numero verde che sicuramente vi ha detto se è stato a 35 gradi al sole in macchina non lo potete più utilizzare, per cui questo si traduce in termini di spreco. Che essendo coperta la terapia dal sistema sanitario nazionale si percepisce poco, però poi ovviamente accumulandosi ci sono tutti gli effetti. Sto quasi per concludere, e questa è sempre una comparazione tra le attività saltate, se io ho una penna da tenere in frigo e se io ho una penna che è resistente alla temperatura dell'ambiente, per cui il triplo delle attività vengono saltate se ho la penna che va conservata in frigo. E tra questi pigiama parte. In 34% dei casi, le visite delle famiglie che vanno fuori per tanto tempo, intendo delle scene prolungate, soprattutto nel periodo dell'estivo, e le vacanze familiari piuttosto che le ferie. Quali sono gli strumenti che potrebbero migliorare l'aderenza? La possibilità anche di scegliere device non soltanto da parte nostra, dei sanitari, ma casomai a volte chiedere il parere anche del genitore. Se preferisce una penna più piccola perché il suo bimbo fa le autosomministrazioni, piuttosto che la penna, casomai dal punto di vista geometrica, più grande, però ha altri vantaggi, per cui di scegliere tutto insieme. Utilizzo del device semplice, intuitivo, automatico, un po' abbiamo detto, un'adeguata informazione ed educazione delle famiglie, come organizzazione anche dei campi educativi, di gruppi di sostegno e di associazione di cui Cinzia fa parte di questa parte di miglioramento dell'aderenza, dimostrazione e discussione già fin dal primo colloquio degli effetti collaterali e quali possono essere le barriere di non aderenza, in modo che anche i genitori riescano a riconoscere e migliorare. Ottimizzare prescrizione e acquisto del farmaco, e questo è il nostro compito. Noi cercheremo sempre di farvi semplificare, anche se a noi ci complicano sempre di più la vita. Strumenti di automonitoraggio e la formulazione long acting, che è un po' l'argomento di questa relazione. Per cui la terapia con ormone della crescita, parliamo in questo momento di formulazione soprattutto daily, efficace e sicura, e ovviamente tutti i dati rassicuranti dei trials anche per quanto riguarda long acting, ma tutto ancora da scrivere, un'ottima aderenza si correla con miglior velocità di crescita dei livelli di IGF-1 e della statura finale, rapporto di fiducia e collaborazione tra paziente, famiglia e il team sanitario è indispensabile per raggiungere questi obiettivi. Long acting probabilmente potrebbe essere uno strumento valido per migliorare l'aderenza. E io vi ringrazio. Ok, no, non mi fa niente. Buongiorno a tutti, io mi occupo al Bambin Gesù di educazione ai bambini che devono iniziare la terapia con il GH.
mi occupo anche dell'educazione bambini che devono iniziare terapia con insulina, quindi insomma diciamo che sono, oltre alla coordinatrice, faccio anche un bel po' di educazione ai bambini e ai genitori. Allora, la terapia con l'ormone della crescita, già ha detto Nina, ha detto il professor Kappa, presenta indicazioni in diverse condizioni cliniche, sia nei dosaggi che nei device utilizzato nel bambino, e variano in base al peso e alla patologia riscontrata. Nel nostro centro seguiamo più di 5.000 pazienti con bassa statura, di cui circa 350, forse anche in più, anche di più, in terapia con GH. La scelta del farmaco, chiaramente, e del device, chiaramente viene concordata tra il pediatra, l'endocrinologo, l'infermiera, l'educatrice, la famiglia e il paziente, considerando la peculiarità del nucleo familiare stesso. Molto, molto frequentemente, forse anche qualche volta, ci è capitato il medico di prescrivere una terapia con GH con un particolare device, ma poi quando sono passati da noi ci siamo resi conto che quel device non era proprio portato per essere insegnato alla famiglia. Davanti ci troviamo di fronte a bambini, non so, stranieri, bambini che vengono dalle condizioni familiari che insomma non hanno proprio capacità di utilizzare uno strumento troppo complicato. Quindi si andava più su una scelta di un dispositivo un po' più semplice. Allora, nel nostro centro qual è l'iter che seguiamo per prescrivere la terapia con l'ormone della crescita? Il bambino e la famiglia vengono presso il nostro centro, fanno una prima visita endocrinologica. In base alla linea guida, se i criteri diagnostici sono sospetti per un deficit di GH, il medico richiede il primo day hospital. Dopo il primo day hospital, se risultati alterati o sospetti, viene eseguito un secondo test per il GH. Se anche il secondo test risulta sospetto, viene prescritta una risonanza dell'encefalo e dell'ipofisi con e senza mezzo di contrasto. Se viene confermato il deficit di GH, allora si procede con la prescrizione dell'ormone della crescita. A livello infermieristico, cosa fa l'infermiera? Fa l'accettazione del bambino, identifica il bambino, applichiamo il braccialetto identificativo, compiliamo le schede infermieristiche, compiliamo la scheda di educazione del bambino e facciamo le varie misurazioni, peso, altezza, frequenze, eccetera. L'esecuzione dei test endocrinologici, questa è tutta una parte, diciamo, ve la dico per farvi capire quanto ci teniamo a lavorare in sicurezza su quello che viene fatto al bambino prima di arrivare comunque a fare una prescrizione dell'ormone della crescita. Non viene fatta così, c'è cioè tutta quanta una procedura ben definita. Allora, l'infermiera quindi, quando questo bambino entra, diciamo, nel nostro servizio, si verifica che è stato verifica il consenso informato, verifica la prescrizione che il medico ci fa per andare a fare il test del GH al bambino. Stampiamo le varie etichette identificativo, registriamo quello che viene fatto al bambino e il tutto viene fatto durante il test, viene fatto nella massima sicurezza per il bambino. Cioè c'è sempre l'infermiera che controlla se ci sono degli effetti collaterali a quello che è al farmaco, a qualsiasi cosa, e all'interno della nostra sala teniamo comunque sempre una borsa di emergenza pronta per qualsiasi evenienza. Allora, in Italia, come sapete, forse anche meglio di me, ci sono tantissimi dispositivi. Dispositivi con penne preriempite, dispositivi dove si deve andare a miscelare il farmaco, dispositivi elettronici, ce ne sono un miliardo. Dispositivi con e senza lago, questo come dicevo prima. Quindi, come diceva Nina, nel corso degli anni si è sempre cercato di andare a migliorare l'aderenza del bambino e del caregiver attraverso il miglioramento appunto del device.
Questi sono i device, quelli che sono entrati nella diapositiva, perché forse ce ne sono altri 20, ce ne sono tantissimi in commercio, quelli che ancora forse qualcosa c'è, ma forse la maggior parte già non ci sono più. L'aderenza, diciamo che Nina ha detto quasi tutto, quindi insomma io è inutile che dico altre cose. Ecco, per noi l'aderenza, per noi parte infermieristica, l'aderenza è, diciamo, è, per avere una maggiore aderenza è molto importante la scelta del device. Quella è veramente per i genitori, è molto anche per il bambino, per carità, però è per l'adolescente, genitore adolescente è molto importante la scelta del device. Queste diciamo che il long-acting sono penne, diciamo il GH nuovo uscito, sono penne già pre-riempite, abbiamo la penna pre-riempita da 24 mg, abbiamo un'erogazione massima di 12 mg, il peso del bambino non può superare i 18,2 kg. Abbiamo la penna anche pre-riempita da 70 mg, l'erogazione massima è di 30 e il peso massimo del bambino è di 45 kg. Le penne vanno della penna da 24, l'incremento della dose è di 0,2 mg, nella penna da 60 l'incremento della dose è di 0,5 mg. Si è visto che se si dimentica una somministrazione della dose settimanale, ad esempio io la faccio il lunedì successivo mi sono dimenticato di fare la terapia, si è visto che il farmaco deve essere somministrato il prima possibile, ma almeno entro il terzo giorno dalla dimenticanza, per poi riprendere il consueto, diciamo, calendario che avevamo delle somministrazioni una volta a settimana. La configurazione della nuova penna, allora, la penna quando viene aperta per la prima volta, nella penna da 24 dobbiamo ruotare, solo nella prima somministrazione, dobbiamo ruotare la manopola sulla dose 0,4 e poi mandare fuori un goccino, ma uscirà appena una goccettina di liquido. Mentre nella penna da 60 dobbiamo ruotare la manovra sulla dose 1,0 e uscirà sempre per essere proprio sicuri che il tutto vada bene, insomma che la penna funzioni. Se si ruota troppo la manopola, su questa penna si ha la possibilità anche di tornare indietro senza perdere il farmaco. Chiaramente una volta che ho messo o 0,4 o 1, faccio il picchiettio sulla fialetta, come sicuramente insomma qualcuno di voi farà, in modo che se c'è proprio qualche micro bollicina va su in alto e si butta fuori anche quella piccolissima goccia d'aria che c'è. L'impostazione della dose, la penna da 24, quindi si ruota la manopola sulla dose da impostare. Come già detto, la manopola ruota da 0,2, la penna contiene 24 mg, per ogni singola iniezione si può impostare solo una dose massima di 12 mg. Se la dose massima è superiore a 12 mg, purtroppo bisognerà fare una doppia iniezione. Eh sì. Sia per quanto riguarda la penna da 24, a meno che non si fanno i conteggi di passare con la penna da 60 mg, ma anche là so che i medici fanno molta attenzione a non avere poi lo spreco comunque del farmaco. Come eseguire l'iniezione? Ma questo insomma, inserire l'ago nella cute, fare l'iniezione del medicinale, premere, diciamo, il pulsante dell'iniezione fino in fondo, fino a quando la dose sarà arrivata, diciamo, a zero. Continuare e poi contare fino a 5, fino a 10 per essere certi che la dose è stata iniettata tutta. Si può vedere una goccia del medicinale sulla punta dell'ago, ma è normale che non influisce sulla dose, insomma, che viene iniettata. Allora, conservare in frigo 2-8 gradi, non congelare. La penna deve essere utilizzata solo per un massimo di 28 giorni. Deve essere smaltita, deve essere, e può rimanere fuori dal frigo per 4 ore.
I punti di iniezione li conosciamo tutti quanti, comunque sono sempre gli stessi. Quali sono i vantaggi? La somministrazione del farmaco che viene effettuato una volta a settimana, abbiamo visto i conteggi, a me veramente mi hanno spaventato da un anno a la differenza che c'è è veramente tanta. Si può somministrare in qualsiasi momento della giornata, non è più necessario somministrarla la sera, è pronta all'uso e come abbiamo visto, se viene dimenticata, farla il prima possibile, ma insomma abbiamo 3 giorni di tempo. Quali sono i limiti? I limiti sono purtroppo che il peso superiore non deve essere più di 45 kg, sulla penna mi sembra da 60. Purtroppo bisogna fare 2 iniezioni se il peso supera i 45 kg. La somministrazione deve essere fatta, il farmaco è prescrivibile solo con età superiore ai 3 anni. L'unica cosa che nella confezione c'è un 10% di farmaco in più, ma serve appunto per fare questo priming iniziale. Molte volte ci viene detto che il genitore si spaventa perché dice: Dio, è rimasta nella penna un po' di farmaco, non ho fatto la somministrazione. Ma dobbiamo considerare che c'è questa piccola percentuale di farmaco più che può rimanere. E quindi di stare tranquilli, che insomma può rimanere un pochino di farmaco. L'infermiera ha un ruolo molto importante nell'educazione all'adolescente, al bambino e alla famiglia. Il training deve essere il più semplice possibile, instaurare un rapporto di fiducia, apertura all'ascolto, e il detto non vuol dire aver capito. Perché molte volte noi parliamo, 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 ma poi se non gli mettiamo in mano la penna, cioè io ho visto che la cosa migliore è quella di mettere in mano, avere delle penne da utilizzare, metterle in mano ai genitori e far sì, perché lì per lì poi voi presi un po' dall'ansia, presi un po' dalle paure, sì, ho capito, ma poi dopo ci rendiamo conto che noi parliamo, 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 ma avere uno strumento in mano, farvelo vedere e prenderlo voi e metterlo in mano ai genitori, all'adolescente, sicuramente è una chicca in più per essere certi, insomma, che avete capito, insomma, che tutti hanno conosciuto un po' la penna, o meglio. Penso di aver finito.